Simone Celli, Caffè Espresso Italiano, siamo qui alla Host di Milano, allo stand Eureka, siamo qui con Ugo che ci sta per raccontare il nuovo macina caffè, l'Atom, che è stato presentato proprio in esclusiva qui alla fiera. Buongiorno, sono Ugo appunto dell'ufficio tecnico Eureka, abbiamo sviluppato questo nuovo prodotto e abbiamo studiato per cercare di accontentare più tipologie di mercato, sia quella dell'espresso che quella del caffè filtro americano. Quindi attraverso la semplice rimozione di questa forcella possiamo posizionare questo basket che permette di erogare un caffè di tipo o espresso o filtro in funzione della regolazione della micrometria. Si attiva attraverso l'azionamento di questo pulsante, come si vede si mostrano i secondi durante l'erogazione. Come si può sentire è molto silenzioso e anche molto veloce, perché questo contenitore all'incirca contiene 150 grammi di caffè filtro e impiega poco più di 20 secondi per riempire una dose da 150 grammi. Oh, ho fatto un po' di... Mentre per l'espresso, come per tutte le altre nostre macchine, abbiamo la possibilità di regolare la dose da 1 e la dose da 2 attraverso l'azionamento di questi pulsanti e regolare i secondi di erogazione attraverso il più o il meno. Passare invece così alla dose da 2 e anche qui regolare i secondi. Se e per erogare basta semplicemente inserire il portafiltro sotto, c'è un interruttore e si blocca automaticamente quando la dose è stata erogata. Come si può vedere, in 5 secondi ha riempito un basket da circa 20 grammi di caffè, quindi è particolarmente veloce, soprattutto per le macchine da 60 che monta. E inoltre c'è una logica nell'elettronica che permette di stoppare la dose qualora lo si volesse, aggiustare il caffè e far ripartire. Poi, nel caso si volesse ritornare al setting iniziale, basta premere questo pulsante per riazzerare il conteggio dei secondi. Col solito pulsante si attiva, si passa diciamo alla modalità in continuo, espresso in brew, che può essere attivata o come facevo vedere prima attraverso il medesimo pulsante oppure attraverso lo switch da sotto, quindi eroga per tutto il tempo in cui si pressa il pulsantino. È disponibile anche una forcella con una regolazione diciamo continua che permette di adattare ogni tipo di portafiltro, e la regolazione come per tutte le macchine avviene attraverso il pomello micrometrico con il sistema brevettato Eureka, che permette lo spostamento delle macine inferiori della macina inferiore, quindi diciamo è possibile cambiare le macine o pulire la camera di macinatura senza dover settare nuovamente la grandezza della distanza fra le macine, quindi di fatto la granulometria, come possiamo vedere qua. E quindi diciamo quella che si sposta è la macina inferiore, quindi quando io vado a rimuovere il supporto superiore, cambio le macine, la rimetto, questa parte che ruota è rimasta fissa, quindi la distanza non è variata. Su questo modello c'è la medesima tecnologia, ma bisogna rimuovere questo coperchietto che garantisce che tutta la struttura sia silenziata rispetto al motore e alla camera di macinatura. Le macine di che diametro sono? Le macine sono di un diametro di 60, però sono state studiate appositamente per questo modello in funzione della velocità di rotazione del motore per garantire queste prestazioni, queste velocità. Ecco, abbiamo visto che il macinato è totale assenza di clamp. Sì, anche come nelle ultime versioni istantanee è stato studiato appositamente per questo modello un flap che garantisce la rottura dei clamp di caffè e evita lo spruzzo del caffè al di fuori del portafiltro, eliminando quella che è l'elettrostaticità che si presenta quando si rompe il chicco di caffè. Ora la geometria è simile a quella del flap presente sulle altre macchine, però appositamente realizzata. Benissimo, ringraziamo Ugo da Caffè Espresso Italiano, a presto, ciao!